Benvenuta! Se ti senti bloccata e se non senti quella profonda felicità, quella gioia dentro di te, guarda questo video perché probabilmente non stai vivendo nella gioia mitudine. Cosa significa vivere nella gioia mitudine? Te lo spiego tra pochissimo. Prima ti devo spiegare da dove arriva tutto il linguaggio, perché ci siamo evoluti in quanto esseri umani nell'evoluzione del linguaggio proprio per cercare di comunicare con gli altri e metterli in guardia degli eventuali pericoli. In varie lingue è stato riscontrato che ci sono molte più parole negative. Quindi per avvertirci di eventuali pericoli rispetto a parole positive. Ecco che allora nei corsi e nel gruppo Donne Coraggiose invito proprio le donne a creare una nuova realtà attraverso la creazione di nuove parole, perché come saprai bene, attraverso la legge della manifestazione si crea il mondo che riusciamo ad esprimere attraverso le nostre parole. Ti accorgerai, provando a fare questo esercizio, che non è così semplice perché la nostra mente è così impostata, è così abituata a seguire i binari, che nel momento in cui le viene chiesto di uscire leggermente dal tracciato, c'è un attimo di vuoto. Infatti, se adesso prendi un foglio bianco e provi a scrivere delle parole nuove, ti accorgerai che in un primo momento ti sentirai bloccata. Niente paura, è normale. Serve solo un pochino di tempo. Infatti adesso ti dirò alcuni esempi di parole che sono state create, di parole che ho creato io, parole che hanno creato le altre donne nei vari corsi e che ti possono essere di aiuto, di stimolo e di ispirazione. La cosa più importante però è che tu prenda veramente 5 minuti di tempo per lasciare libera la tua fantasia, lasciare libera la tua creatività, perché in questo modo stai già elevando le tue vibrazioni, stai già entrando in questa nuova dimensione e stai dicendo all'universo che sei pronta ad andare al livello successivo. Alcune parole di esempio sono buona gioiata al posto di buona giornata, perché prova a dirlo. Adesso, anche se magari c'è qualcuno intorno a te, prova a dire buona gioiata e vedrai che già dentro ti muove qualcosa. Emozioneggiante, quindi emozionante e spumeggiante. Fantasteccezionale, fantastico ed eccezionale. Commoltiplica l'amore. Questa è una delle frasi che mi ha ispirato e che mi ha guidato dall'inizio, da quando ho cominciato proprio a fare i video, da quando ho cominciato a fare i flash mob nelle piazze. Una delle cose che proprio avevo notato è che condividiamo è una delle parole più limitanti perché divide. Comunque, all'interno c'è questa divisione, mentre se parliamo di amore, di emozioni, ogni volta che noi scambiamo una parola con qualcuno, quando scambiamo delle emozioni con qualcuno, non si dividono mai, ma si moltiplicano sempre. E il bello di avere questa connessione con gli altri è proprio il fatto che ci sia questa moltiplicazione. Ed essendo un'unione, si conmoltiplica. Quindi per me questa parola esiste. Ora, prendi un foglio, sperimenta, divertiti, lascia correre la tua fantasia, comincia a lasciare andare l'impostazione e ad allargare gli orizzonti. Ecco perché è così importante creare una realtà nuova, creare una realtà che sia estremamente gioiosa e soddisfacente, sempre che tu voglia vivere una vita estremamente gioiosa e soddisfacente. Se questo è il tuo caso, allora probabilmente anche tu vorrai vivere nella gioia mitudine. La gioia mitudine è proprio l'unione di gioia, amore e gratitudine. E queste tre parole insieme fanno sì che la tua realtà piano piano si trasformi in una realtà estremamente soddisfacente, estremamente ricolma di una profonda felicità, quindi non quella gioia momentanea in cui poi senti comunque un sottofondo che non sono proprio così pienamente soddisfatta, perché mi capita spesso di incontrare donne a cui chiedo: sei felice? E mi dicono sì,
sono realizzata, ho il lavoro che mi piace. Ma quando chiedo, sei profondamente felice? La risposta è no. Perché dentro manca qualcosa, perché abbiamo raggiunto magari degli obiettivi nella nostra vita, ma abbiamo lasciato indietro una parte, che è la nostra parte interiore, quella parte di beatitudine, quella parte di gioia profonda, quella parte di amore, di rispetto per noi stessi e per gli altri, e soprattutto questa estrema riconoscenza per tutto quello che viviamo. Ricordiamoci infatti che siamo estremamente fortunate, viviamo in un mondo in cui possiamo avere qualsiasi cosa desideriamo, eppure ancora riusciamo a provare infelicità. Questo perché manca questa profonda gratitudine, manca la realizzazione, la consapevolezza di tutto quello che abbiamo raggiunto, di tutto quello che possiamo ancora raggiungere, ma soprattutto manca la consapevolezza di chi siamo e di quello che possiamo diventare, perché non ci sono limiti. L'unico limite è quello che noi pensiamo di noi stesse. E quando cominciamo a portare nella nostra vita qualcosa che va oltre i nostri schemi, che va oltre le parole che conosciamo, ecco che bam! Si spalancano delle porte, si spalancano delle nuove realtà ed entri in una nuova dimensione. Una dimensione in cui scoprirai una te che non avevi mai visto e ti meraviglierai di chi troverai davanti a te. Ti meraviglierai di te stessa. Questo è quello che faccio nei percorsi con le donne. Solitamente le donne arrivano a me proprio perché manca la gioia nel cuore. Questa è la prima cosa che mi dicono. Mi manca la leggerezza, non sento più la gioia nel cuore. Insieme, attraverso il percorso che facciamo insieme, andiamo proprio a esplorare tre pilastri fondamentali. Il primo è quello di scoprire chi sei, perché nel momento in cui scopri chi sei, hai cominciato a scardinare tutta la paura del giudizio e tutte le limitazioni che ci facciamo perché abbiamo paura che gli altri ci giudichino se siamo libere di essere noi stesse. Il secondo pilastro fondamentale su cui lavoriamo è quello di amare te stessa, perché nel momento in cui hai scoperto chi sei, cominci ad abbracciare ogni parte di te, ogni parte in luce, ogni parte in ombra, perché fanno parte di te, perché sono quelle che ti caratterizzano. Il terzo pilastro che andiamo a scoprire insieme e a costruire, a rafforzare insieme, è quello di scoprire qual è il tuo scopo nella vita, perché una delle cose più importanti è quella di dare significato alla nostra vita. Non siamo qui solo per lavorare, solo per raggiungere dei risultati senza avere una visione più grande, senza avere una missione, senza avere chiaro qual è il destino della nostra anima. Quando invece mettiamo insieme queste tre cose, questi tre punti, scoprire chi sei, amarti profondamente e avere il tuo scopo, avere chiaro qual è il tuo scopo nella vita, ecco che arriva quella gioia mitudine, arriva quella sensazione di gioia, amore, gratitudine, di beatitudine fondamentalmente, che ti permette di rispondere con assoluta certezza: sì, io sento una profonda felicità. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e ricordati di iscriverti al mio canale per i prossimi video. E soprattutto ricordati di scrivere qui sotto le parole che hai creato. Inondiamo YouTube di gioia mitudine.